Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo su questo canale. Siamo finalmente tornati su Minecraft e oggi siamo qua per registrare appunto un gameplay appunto su Minecraft, ma non su un mondo single player come ho fatto in passato, bensì ho scaricato una custom map sul sito di Minecraft Italia. Si chiama La macchina del tempo Ender City 2.0, perché è stata aggiornata, però ok. Non ho letto nemmeno la storia. Io entro che non so assolutamente nulla. Allora, fatemi comunque aumentare qualcosina che qua è completamente zero. Allora, abbassiamo subito il volume perché già lo sento un po' alto. La musica la tolgo proprio perché mi sa un po' di inutile. Allora, difficoltà lasciamo normale e così via. Ok, cerco di lasciarvi il link della mappa in descrizione. In caso mi dimentico, ricordatemi voi di aggiungerla. Comunque, vai. Pre-selected world. Ok. Dormi prima di uscire. Vai interpretatore. Breve monologo. Regole. Ah, prendo per. Quindi io posso fare tipo. Come si chiama? Time set 18.000. No, non posso, vedi. Allora, breve monologo. Oh, che sonno, sono appena le 4. Beh, devo alzarmi, tra poco devo essere a lavoro. Oggi iniziamo a esplorare lo scavo che abbiamo trovato giovedì. Regole sono un po' le solite: rompere i blocchi, se non richiesto, usare i trucchi, leggi tutti i libri, i cartelli, premi tutte le leve, eccetera, quando richiesto. Gioca in sopravvivenza in difficoltà. Gioca in sopravvivenza in difficoltà pacifica. Ah, oddio. Allora, lasciamo sopra. Oddio. Peaceful. Allora. Storia: sei un giovane archeologo che lavora nel gruppo Alpha 94. Avete appena scoperto un esemplare di ominide molto strano nel sito archeologico. Non te lo dice più? Oh, merda. Aspetta, magari ti dice qua. Ecco. In cui lavorate oggi è in programma uno studio molto intenso di questi video. Segui la pietra, segui la pietra. Questo è un video. Basta. Cos'è questo lato adesso? 71 FPS, no, 56, 78. Chiesetta, poste. Andiamo alla chiesetta. Chiesetta. Fatta bene. E che mi baggo. No, perché. Cioè, fa. No, niente, lascia perdere. Poste. Oh. Figo. Ok. E che magari c'è pure. Praticamente ho letto comunque ci sono tre libri sparsi per il mondo. Oddio, ah, ve li dà nel tag. Ok, oddio. Ci sono tre libri sparsi per il mondo in cui tipo ci sta scritto qualcosa, non so, che sarebbe praticamente quegli che è praticamente un easter egg che ha messo lui nel gioco. Ok, dico. Banca, biblioteca, laboratorio. Questo è il laboratorio. Andiamo verso la banca perché noi può. Banca. Banchiere. 14 polli per uno smeraldo? Ladro. Devo scassinare la porta. Questo. Oh, chest. Leva. Ma. Dice che si può usare. Ok, no. Proviamo a inserire di là. Oddio, il luck. Cos'è sto posto? Ah, mi sa che devo salire. Proviamo. Sai che magari tipo io qua ci dovevo venire dopo. Facile. È come al solito che non mi faccio mai i cazzi miei. No, forse no. Eccolo infatti, easter egg 2. Ah, 2. Ho perso uno. Bravissimo, ho trovato un altro easter egg. Allora ho perso quello prima. Ok. Carino però con questo metodo. Oh, comunque, andiamo. Ok, allora, biblioteca, laboratorio. Alla biblioteca non ci sono passato, quindi andiamo alla biblioteca. Prima. So che non è molto interessante, provo a trovare quegli easter egg perché è una cosa abbastanza divertente. Easter egg 1, oh buono. Enderman, diario 1. Vediamoli. Allora, questo è easter egg. Easter egg scoperta, complimenti.
Diario 1. Cavolo, qualcuno mi ha nascosto delle tendenti sotto lo scavo e ha ucciso Mr. Kenny, Robert e Frank. Non so come, ma io sono ancora vivo. Comunque, cosa dicevo con l'IVA? Ah, giusto. Dicevo che la specie di cui parla Mr. Kenny vive in un universo parallelo chiamato End, che quegli oggetti appartenevano a dei certi Enderman. Devo scoprire di più su questa cosa. Andrò al laboratorio a parlare con il dottor Johnson. Enderman. Un tempo impedito ai banchi, terra regnata da creature oscure e pericolose, draghi, golem, wither, scheletri, zombie e molte altre ancora. Un giorno un mago molto potente scoprì un universo parallelo al suo e chiamò End. L'uomo costruì un portale per andare nell'End e c'entrò. Appena arrivato vide delle strane persone con la carnagione nera e molto liscia, alti quasi doppio di lui, con gli occhi strani, con sfumature viola, che si trasportavano emettendo scintille violette. Il mago li chiamò Enderman. Gli Enderman all'inizio sembravano innocui, così si avvicinò e cercò di parlare loro, ma non capirono. Così guardò i loro occhi e cercò di fare dei segni con le mani per farsi capire, ma appena fece ciò lo attaccarono. Lui usò la sua spada per uccidermi, non fece tempo ad attaccarne uno che era già alle sue spalle. L'uomo venne ucciso gli Enderman e da quel momento nessuno seppe più niente su quello strano popolo. Ok, comunque, gli Enderman diciamo qua, il diario l'ho letto, gli strani che mi riporto dietro tanto per. Ok. A te che. Ah, tanto farvi capire da quant'è che io non apro Minecraft. Ok, comunque, questo che posto è? Vuoi esplorare un po' la città? Perché è fatto bene la fifi. Vi date un guess che non fa parte dell'Alpha 94. Io faccio parte dell'Alpha 94. Fuck this! No, comunque devo prendere qua. So che è una mappa abbastanza corta, però comunque merita. Allora, adesso scusate, ma dovrei controllare da quanti minuti registro. Ok, scusate, ho praticamente interrotto il programma. L'ho tagliato a metà, però ok. Entriamo nel laboratorio. Dialogo. Dottor Johnson, lo prego, ho bisogno di aiuto. Dimmi cosa ti preoccupa. Se posso, ti aiuterò. Già, mi sei che ne è morto. Io ho scoperto questo libro. Johnson, Enderman? Ho un'idea, provo ad entrare là in quella macchina. Ho paura. No, siccome mi uccidono. Ho paura! Andiamo prima nell'Alpha 94. Ok, quello lì quindi mi teletrasporta 1 milione di anni fa. Attenzione. Comunque penso arriva più o meno a 7 minuti, perché tanto penso che più o meno eravamo a 13 minuti. Mi ha messo paura! Oddio, questo. Cercatore Alpha 94. Scavro ecologico Alpha 94. Strane scoperte. Testo misterioso, occhio misterioso, uomo misterioso, tutto misterioso. Lo posso interrompere dal leader, però. Ok, quindi sappiamo che praticamente Mr. Ken è stato ucciso molti anni fa dagli Enderman. Quindi quello che dobbiamo fare è tornare indietro nel tempo. Tradotto. Carina qualcosa. 1 milione di anni fa. Andiamo. Tra pochi secondi siete spostati indietro di. Macchina fotografica. Batteria. Bellissima sta cosa. E diario 2. No, vieni papà. Ok. Allora, questo è il portale che creò col mago, quindi mi porterà nell'End. Devo andare a fare delle foto con gli Enderman. Sarà un grandissimo scoop e una nuova scoperta archeologica. Yeah, andiamo. Oh. C'è una cosa che non vi ho mai detto, ragazzi. Io non sono mai, e dico mai, entrato nell'End. Non sto scherzando. Per motivi. Ma ok, questa non me l'aspettavo. Oddio, non ci credo. Qui posso pensare proprio che sì. No, la mia macchina fotografica. Però devo fixarlo sta cosa, oddio! Adesso che faccio da su, aspetta, posso fare così? A te ti piace sta cosa, ok? Posso riprenderlo? Mica lo ricordo? In teoria ci vuole un piccone, infatti. E ci vuole un piccone, sì. Sto mette troppo. Che palle. Oddio. Ok. Non menatemi, ma seriamente io non sono mai entrato nell'End. Non sono mai riuscito a trovare il portale, mai mai. Tanto mi devo attivarlo, quindi. Ok, non ho la macchina fotografica, farò le foto con la batteria. Ma non ci sono Enderman. Ah, è vero, sono pacifica, ma io in teoria devo tenere in pacifica. Vediamo, invece. Premi la leva e buttati. Leggi i libri.
La musica di Minecraft che mi trolla, la sentite? Diario, leggimi. Questa casa di Gizalopar Fok, il re degli Enderman. Uccidi i sudditi con la spada anti-Enderman e completa il parkour che ti permetterà di uccidere il loro sovrano. Appena avrai premuto i pulsanti sui suoi occhi, avrai pochi secondi per tuffarti nella piccola piscina e premere la leva che ti riporterà a casa. Anzi, voi potete rileggerlo, ok, però non saprete esattamente come va a finire. Perché io per questa puntata direi che, cioè per questa puntata direi di chiudere qua. Noi ci vediamo alla seconda parte, in cui molto probabilmente finirà proprio la custom map, perché so che è molto corta. Ma comunque, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e magari di iscrivervi al canale, se non è così capita. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Minecraft. Siamo qua sempre nella buia stanza in cui eravamo finiti l'ultima volta cadendo nel vuoto. E niente, ci eravamo lasciati appunto di dover leggere questo, il diario, e poi leggimi. No, prima leggimi, poi diario, e dovevamo leggimi. Questa è la casa di Gizalopar Fok, ancora devo uscire a leggere, non so, ho già provato tipo una decina di volte. Il re degli Enderman, uccidi i suoi sudditi con la spada anti-Enderman, che è la spada che metti sotto, e completa il parkour che ti permetterà di ci... Non parkour. Non è vero. Io non li so fare i parkour. Appena avrai premuto i pulsanti sui suoi occhi, avrai pochi secondi per tuffarti nella piccola piscina e premere la leva che ti porterà a casa prima che lui scoppi. Oh. Commenta la mappa sul forum e ricorda, a breve arriverà il secondo episodio. Grazie per averla scaricata e alla prossima dai Trebetore. Come pensavo, praticamente andando avanti avremo una sfida contro gli Enderman e infine proprio una sfida contro, cioè contro il boss appunto. Comunque, vedendo che è molto corta la mappa e contando che la prima parte più o meno è durata 10 minuti, perché sto registrando questa parte, questa seconda parte subito dopo la prima, io direi ragazzi che ovviamente attaccherò tutto quanto, quindi se a un certo punto vi saluto a caso proprio perché pensavo di spezzettarlo. Vabbè, quindi andiamo. Ah, giusto il diario, non abbiamo letto. Dove sono finito? Mi sembrava di essere caduto nel nulla e di essere morto. Che posto è mai questo? Ehi, qui c'è un libro, lo leggerò, forse mi darà qualche informazione. Ed ecco, ho scoperto che dovevo leggere prima il diario, poi leggimi. Però ok. Questo dentro, questo dentro. Andiamo. Oddio. Sharpness 10, smite 10, knockback 10. Fire Aspect 10, Unbreaking 10, Infinity 10. Basta. Vieni già, mio amici. Re di Yenem ti sta aspettando. Sto arrivando, ti stringerà. E finalmente gli Yenem si stingueranno. Gizalopar Fok, vedremo. No. Vedremo cosa riesce a fare contro i miei fedelissimi sudditi. Devo mettere in. Allora, aspetta. Mettiamo in normal. E andiamo. Ma in teoria non li devo affrontare. Basta che guardi per terra. Cioè, ricordi Roy. Cioè, addirittura mi sembra così tanto di essere lì che mi viene spontaneo chiudere gli occhi in real life. No. Io non lo so fare il parkour. Si lagga. Grazie al gioco, fino adesso. Accidenti. Ok. Qua. Qua. E qua. E qua. E qua. E qui. E su. Ah, devo stare così però. No, ti. Ah, è vero, sono immortale, c'ho la natura. Prendi un cibo. Quello non ha pensato, in effetti. E i turchi non sono attivi. Ok, devo cercare di finirlo in fretta. Perché altrimenti finisco senza cibo. Ma io non c'ho shift, non mi fa shift. Allora, senti. È un patto questo. Non video settings. Controlli. Sprintel, conto. No. Dov'è? Il buon vecchio sneak R-Shift. Done. Perché per qualche motivo strano a me l'alta shift non mi funziona. C'ho paura. Allora. Ma porca puttana. Non ce la farò mai.
Che palle! Mi sto prendendo già il cibo. Tre cosce. Metti il bisul, va? Prima che... Ecco, prima che... Così. Finisca il cibo. Dio. Ok. Ok. Non riuscirò mai a fare quella parte, però ok. Ancora ok. Oh, carina sta cosa. Oddio. Non ci ho saboccato. Vabbè. Ma perché? Posto di cazzate. Non ci avevo pensato. Ok, pian pianino. Dovrei farcela. Lo sto creando, ve lo giuro. Non è che io non ci penso mai prima di buttarmi per terra. Ah, ma lì c'è la leva. Ah, io non ho detto di prendere al volo una leva, però è così leggermente semplice. Vabbè. Capito. E dai. Ok, con calma. Perché la Enstone è così dura? Dai. E dai. In questo episodio, ho pensato che avessi visto questi due blocchi che farei l'intero episodio, penso. Ma se tipo tu a lanciarlo ti finivi qua sopra. Ah, avevi l'armatura, giusto. È finita così. Beh, un po' corta. Va bene, quindi direi che prima di finire questa avventura, direi di riuscire a trovare il terzo easter egg che non siamo appunto riusciti a trovare. E a rigor di logica dovrebbe stare nel laboratorio. Da qualche parte, nascosto. Devo trovare l'altro easter egg. Non è che per caso cliccando non è con le leve. Per caso. No, quello magari non la devo cliccare. No. Devo trovare il terzo easter egg. Dai su. Devo. Qua, cosa c'è di interessante? Biblioteca. No, avevamo già trovato qua il primo, secondo, non ricordo. Questa era la chiesetta, giusto? Sì. Wow, basta. Dove è quella stupida cassa? Ma, aspetta. No, allora di là non ci posso andare. Come ci sono adesso?